Ciao ragazze e ragazzi, oggi vi faccio vedere come faccio i pancake alti e soffici. È veramente un metodo infallibile. La prima cosa, io vado a mettere gli albumi in una ciotola, che sono l'ingrediente, diciamo, principale, e il trucchetto è uno dei trucchetti, poi ve ne dirò altri, è quello di montarlo l'albume. Scusate, sono ancora un po' assonnata. Mi devo preparare la colazione, vorrei già mangiarlo, ma lo devo preparare, però ci vuole pochissimo. Il trucchetto è montare gli albumi, anziché mescolare tutto con la frusta a mano, montarli. In questo modo vi vengono veramente più soffici, vi faccio vedere. Adesso che è montato a neve l'albume, vedete, io ci vado ad aggiungere la farina d'avena. Se siete intolleranti al glutine, mettete la farina di riso. E in questo modo i pancake io posso mettere anche pochissime quantità di farina e vengono comunque alti e soffici e buonissimi, quindi ti permette di utilizzare meno farina, quindi sono anche low carb per quel giorno in cui dovete stare bassi con i carboidrati. Io utilizzo questo per setacciare la farina e man mano mescolare. La farina, ragazzi, va aggiunta un po' alla volta e mescolando. Visto che ho unito tutta la farina di avena, altro trucchetto, un cucchiaio di farina di cocco, che rende l'impasto anche questo più soffice, quindi questa qua. Sempre mescolando delicatamente. Infine, ragazze, una puntina di bicarbonato, così, con spremutina di limone sopra, e vi faccio vedere che delizia. Ecco qua, questo per farlo lievitare. Senza lievito eppure vengono morbidi, soffici. Vedete, adesso sono pronti per cuocerli. Se compratevi una di queste spatole. E guardate, non sprecherete più nulla dalle vostre ciotole. È fenomenale per pulire tutto. A questo punto ho versato l'impasto in questo pentolone molto alto e subito copro. Il segreto è questo qua: è prendere una pentola piccola o grande di diametro, l'importante è che sia alto. Io preferisco a farne di meno di quantità più alti, però se ne volete fare con questa dose potete farne anche più pancake. Io, diciamo, preferisco farne un pancheccone grande, questo modo cresce tantissimo col coperchio. Se volete fare classici pancake piccolini, basta che prendete un padellino di 15-16 cm di diametro. E comunque deve essere sempre molto grande, molto alto, così cresce bene. Io poi metto la fiamma bassa e aspetto che cresca e si cuocia bene. Ragazze, guardate quanto è cresciuto il nostro pancake. Oh, si stacca, adesso vado a girare. Ragazze, il primo pancake sfornato, guardate com'è alto e soprattutto è soffice, vi assicuro. Vabbè, bellissimo, è sofficissimo, è caldo, non vedo l'ora di mangiarlo, forse dovrei smetterla di toccarlo, ok? E voilà raga, guardate com'è soffice, cioè è super super soffice. Oh, si è appannato tutto. Ragazzi, questo è col cuoricino per Dario. Grazie pure. E a me è questo qua. Praticamente ci ho messo la cremina bianca, yogurt con truvia e farina di cocco e poi la cremina nera, la mia cremina al cioccolato di cui feci sempre il video un po' di tempo fa, e le scaglie di cioccolato, gocce di cioccolato. Il mio amore speciale mi ha fatto il cuoricino. Lasciate un like, ciao! Yummy. Amore, com'è? Buono, super soffice raga, guardate, è buonissimo, molto soffice. Prendi un poco, no. Buon appetito.